Vi siete mai chiesti che cosa potrebbero raccontarsi le sculture che ornano l'architettura di un'antica cattedrale gotica? È quello che si domanda Henry James in questo bellissimo libro che si chiama In viaggio, che raccoglie i suoi resoconti di freelance che teneva per una rivista americana nella seconda metà dell'Ottocento a proposito dei suoi viaggi in Europa. Ecco, si tratta di una voce molto colta, molto sensibile, che trovandosi di fronte alla cattedrale di Exeter e guardando le sculture, scrive: Le piccole effigi con il volto rotto di santi, re e vescovi, racchiuse in nicchie disposte a file lungo questa antica parete, sono straordinariamente nere, peculiari e primitive nella loro espressione. E nel guardarle con quanta possibile tenerezza contemplativa il mestiere di turista infaticabile vi abbia lasciato a disposizione, viene da pensare che siano consapevolmente segnate dalla storia, vittime sensibili del tempo, che sentano di aver perduto il naso, le dita dei piedi, la corona, e che quando il lungo crepuscolo di giugno si tramuta finalmente in un grigio più scuro e la quiete del recinto in un silenzio ancora più profondo, cominciano allora a sbirciare in tralice dai loro stretti tabernacoli e a parlare in una strana forma di inglese antico, rigido e pur tuttavia candido, come i loro lineamenti e le loro posture, e a lamentarsi come una compagnia di poveri vecchi intorno al camino dell'ospizio di acciacchi, infermità, perdite e della tristezza di essere così terribilmente vecchi.